Ciao a tutti, rieccoci qui e benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo come e perché utilizzare i nostri effetti ambiente, che possono essere reverberi o delay, in mandata e non in insert. Andiamo! Allora, eccoci qua. Come usare gli effetti riverberi o delay all'interno del nostro progetto? Non utilizzare mai, a meno che non è proprio una scelta stilistica per qualsiasi motivo che avete voi in testa, l'effetto in insert. E adesso vedremo perché. Questa è una voce. Dopo ho messo un compressore, un saturatore, un equalizzatore, un compressore, registrata al volo, e questi effetti, ribadisco, sono quegli effetti di dinamica che vanno utilizzati in insert. Motocicletta 10 HP. Ok, cosa succede se usiamo l'effetto in insert? Accendo, ho già impostato uno, un Roomworks SE, perché è sicuro che sta anche in versioni più vecchie del Cubase e anche delle versioni più base, mi sembra, quindi ho voluto utilizzare questo qua per farvi l'esempio. Allora, io accendo il riverbero in entrata. Riverbero, reverbero, è la stessa identica cosa, quindi non sbagliate se dite l'uno o l'altro. Su una traccia mono, perché vi ricordo che noi quando andiamo a registrare, che sia una chitarra, un basso, un sax, un ottone, qualsiasi, appunto, una voce, vengono registrati questi elementi in mono. Se noi accendiamo l'effetto in insert, a prescindere se è un delay stereo, un reverbero con molta stereofonia, un delay, qualsiasi voi vogliate, il reverbero o delay si sentirà sempre mono. Sentite. Tutta cromata, è tua se dici sì. Sentite? Invece una cosa dobbiamo fare. Dobbiamo dare spazialità alla voce. Quindi, cosa si fa? Si crea una mandata. Si crea un effetto. Aggiungiamo un traccia effetto. Possiamo creare o una traccia effetto o aggiungere direttamente un canale FX al canale selezionato. In questo caso a me tanto serve solo sulla voce, però facciamo come se fosse nella vecchia maniera, come in altri vecchi Cubase non c'è questa cosa dell'aggiungere un canale FX ai canali selezionati, magari non sta in tutti i Cubase. Aggiungiamo semplicemente una traccia effetto, si chiama Roomworks, configurazione, mi raccomando, stereo, uscite audio stereo, diamo un nome, reverbero Vox. Ok, la percentuale di mix deve essere sempre al 100%, cioè l'effetto deve essere attivo al 100%, perché la quantità di effetto che noi vorremmo sulla nostra voce lo manderemo in mandata. Allora, abbiamo creato il nostro reverbero. Torniamo sulla nostra voce, andiamo in mandata, cerchiamo la mandata, cioè l'effetto che ho creato, reverbero Vox, e la mandata l'attiviamo. Sentite? Motocicletta! Sentite che stereo la voce? 10 HP! Tutta cromata! È tua se dici sì! I vari riflessi in millisecondi che si trovano a destra e a sinistra sui pre-delay che ho utilizzato nel reverbero riflettono bene ai due lati della nostra stereofonia, ciò che in insert purtroppo non abbiamo. Lo faccio risentire, spengo, accendo. Tutta cromata, è tua se dici sì. Mi costa una vita.
per niente la darei. Quindi è un'altra cosa. Riusciamo anche quindi poi a lavorarci meglio all'interno veramente del mix. Se abbiamo poi perché utilizzare anche gli effetti in mandata? Perché se avessimo più strumenti, magari abbiamo più voci associate a questa voce, dei controcanti, una qualsiasi altro strumento, noi magari vogliamo utilizzare in varie percentuali lo stesso effetto. Cioè noi vogliamo che la nostra canzone abbia in maniera omogenea, diciamo, in quasi tutti gli strumenti lo stesso tipo di ambiente, quindi lo stesso riverbero. Possiamo mandare lo stesso effetto, quindi mandata, riverbero. Che succede? Accendiamo. Lavoriamo a secondo di quanto ne voglio, di quanto riverbero vogliamo, direttamente da qui, semplicemente scegliendo quanto riverbero vogliamo mandare. Qui ce n'è una quantità sulla voce, qui ce n'è un'altra. E tu se dici sì, mi costa una vita. Perché poi questo? Perché se noi poi volessimo modificare il reverbero, perché ci accorgiamo che magari c'è di meglio, vogliamo farlo meglio, altre cose, andiamo a interagire una volta sola. Se questo reverbero vogliamo che abbia più pre-delay, una diffusione maggiore, vogliamo che risuoni di più su più alte frequenze, vogliamo che il tempo del nostro riverbero sia più lungo, lo farò una volta. Dopo andrò sempre a modificare al limite quanta mandata mandare al mio riverbero. Motocicletta, abbasserò. 10 HP. Mi costa una vita, per niente la dare. Questo però lo faccio una volta, perché se io avessi messo oltretutto tutti gli effetti appunto dell'insert, avrei dovuto lavorare su ogni canale andando a modificare manualmente su tutti i canali. Se ho 20 tracce, 30 tracce, insomma, diventa un lavoro molto lungo. Quindi, a parte il discorso di risorse, che fa occupare un po' più risorse alla vostra macchina, anche se oggi i computer di oggi sono tutti belli spinti, però fa occupare comunque più risorse in insert. La qualità e il modo di lavorare il riverbero è diverso, è inferiore perché anche per quanto riguarda appunto tutte le tracce mono, avreste tutte le tracce sempre mono, non potreste giocare con la spazialità, perché ripeto, nell'insert su voci, chitarra o quant'altro registrate mono, e vanno registrate mono, gli effetti non funzionerebbero in stereo. Altra cosa, è importante anche utilizzare in mandata, perché noi possiamo andare a lavorare anche su reverbero come fosse un canale a sé, essendo un canale a sé, quindi possiamo andare anche a lavorare su vari effetti tipo equalizzazione. Non dire no. Ok, adesso sto enfatizzando. Possiamo dare un compressore anche al nostro reverbero, lo accendiamo e scegliamo. Voglio un tubo compressor. Non dire no. Devi esagerare con la mandata. Non dire no. Lo so che voglio saturarlo. Un altro. Lo voglio saturare. Voglio metterli al limite, voglio metterli, ecco, c'è il magneto 2. Cioè, c'è modo di lavorarlo in maniera differente. Da qui possiamo abbassarlo completamente, cioè quanto vogliamo, tutto proprio, quanto proprio reverbero avere, il canale proprio del reverbero, possiamo anche decidere di abbassarlo. 10 HP, tutta cromata. Possiamo parnarlo.
E tu se dici sì, mi costa una vita. E possiamo lavorare meglio con le automazioni. E le automazioni le abbiamo viste nel video precedente, quando ho registrato un pezzo di Luna di Notre Dame de Paris. Vi ho fatto vedere come funzionano le mandate e quindi ho fatto l'esempio anche con gli effetti. Quindi insomma c'è molto margine, c'è molto più margine di lavorare e fare cose più professionali. Oltre al fatto che possiamo anche esportare gli effetti. Infatti spesso, mi è capitato anche recentemente con un mio brano, che uscirà spero a breve, devo vedere come realizzare il video, il master engineer mi ha chiesto l'effetto della voce a parte. Questo come si fa? Allora, per l'esportazione, allora noi andremo a togliere ovviamente, spegniamo la mandata, ok? Andremo a fare esporta, mix down audio, manderemo la nostra voce in quel caso in mono, attenzione, in mono se la voce che noi dobbiamo mandare è soltanto la voce principale che non ha altri effetti che noi manderemo a parte, tipo flanger o che passano a destra e a sinistra, insomma altri effetti strani. Se tutti gli effetti di spazialità li abbiamo in mandata e mandiamo tutto il reverbero, cioè tutto l'effetto a parte, allora noi possiamo mandare la nostra voce in mono. Quindi esporteremo la voce, esporteremo in mono. Se altri effetti, che non sono riverberi delle, ma altri tipi di effetti che fanno altri giochi, voce sporche, altre cose stereo che mandate su un'unica traccia, a quel punto ovviamente farete l'esportazione in stereo, ok? Quindi selezionate voce e decidete se mono o stereo. Se mandate ovviamente la voce con già tutti gli effetti, anche riverberi e delay, ovviamente la voce deve essere stereo. Possiamo invece appunto esportare soltanto l'effetto da noi scelto. Dobbiamo però, mi sembra, accendere comunque quanta... per forza, mi sembra, sì. Dobbiamo accendere l'effetto che abbiamo deciso di mandare nella nostra voce. Quindi abbiamo deciso che l'hanno solo la voce, di avere le verbero a parte. La mandata accesa, mi sembra. Su questo non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra proprio di sì. Accendiamo quindi la mandata. Mix ad audio. Selezioniamo soltanto il reverbero vox, quindi soltanto l'effetto che abbiamo creato del canale FX, e esportiamo la voce del reverbero. Una volta esportato, e facciamo export audio, ovviamente stereo, quindi una volta esportato noi avremo questo. Sentite? E in questa maniera chi si occupa del mastering ha possibilità di lavorare anche su voce a parte con l'effetto scelto a parte. Bene, con questo spero di essere stato abbastanza esaustivo. Ovviamente sono sempre i piccoli esempi, sempre, perché poi siete voi che dovete cominciare lì a smanettarci e a vedere quello che più vi piace. Quindi prendere confidenza con i vari strumenti e plugin che avete. Io adesso ho usato uno semplice del Cubase, ma ce ne sono molti altri ovviamente, tra cui anche free, con la quale potete divertirvi a provare questa cosa, per trovare il vostro giusto il giusto suono, il giusto colore, il giusto ambiente che vorrete dare al vostro mix, e soprattutto lo spazio che volete dare alla vostra voce all'interno del mix. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!